Grazie Presidente. Beh, siamo contenti che le opposizioni riconoscano che il lavoro dell'Aula è stato costante nell'affrontare il tema dell'emergenza abitativa, soprattutto in relazione alla chiusura dei CAT che prevedono il passaggio al SASSAT. Effettivamente non è che questa maggioranza in questi mesi non abbia ricevuto segnalazioni da cittadini, dai municipi, dagli assessori municipali alle politiche sociali relativamente alla difficoltà che alcuni utenti avevano dimostrato nel partecipare al bando per il passaggio al servizio del SASSAT. Quindi questa maggioranza ha ovviamente applicato le funzioni di controllo che sono proprie dei consiglieri capitolini, tant'è che il primo atto che abbiamo votato in quest'Aula è stato un atto condiviso, scritto tra maggioranza e opposizione. Il secondo atto a prima firma Fassina non ci ha trovato certo impreparati, perché comunque abbiamo visto tutti che lo strumento che poteva nascere a seguito del primo atto comunemente scritto e unanimemente votato non aveva avuto i risultati che tutti speravamo. Quindi eravamo prontissimi noi come maggioranza a mettere in campo ogni altro strumento necessario al fine di tutelare i nuclei aventi diritto, nuclei che, essendo in reale oggettiva emergenza abitativa, non potevano essere certo lasciati per strada per un errore formale in un di mancato banner all'interno della risposta per la partecipazione al servizio del SASSAT. Di questo siamo stati più che consapevoli e di conseguenza abbiamo votato perché volevamo votarla, perché credevamo nella modifica dello strumento che era stato attuato dall'amministrazione. Quindi penso che la politica abbia attuato tutto ciò che era di propria competenza proprio per monitorare, controllare e dettare le linee politiche relativamente all'emergenza abitativa. Dopodiché in quest'Aula ho sentito parlare di politiche dell'abitare come se questa maggioranza non se ne occupasse. Allora io mi permetto, visto che stiamo parlando di emergenza abitativa, di fare un piccolo riassunto di tutto ciò che stiamo portando avanti e che abbiamo iniziato, proprio per quanto riguarda il tema casa. Intanto potrei parlare di housing sociale, visto che come Commissione Patrimonio, insieme alla Commissione Urbanistica, stiamo costruendo proprio una filiera di controlli e competenze e ci riferiamo ad una legge regionale che era del 2013. Quindi, insomma, chi ci ha preceduto poteva intervenire ed iniziare questo lavoro ed invece tocca farlo a noi. Comunque, siamo più che contenti nel portarlo avanti. Possiamo parlare dei piani di zona. Proprio venerdì c'è stata una commissione urbanistica con un'analisi puntuale portata in commissione dagli assessorati e dal Dipartimento Urbanistica che parte proprio da un'analisi del fabbisogno abitativo aggiornato ai tempi nostri. Possiamo parlare dei patti territoriali, perché i patti territoriali sono stati aggiornati proprio quest'anno a seguito di una mozione di aula a prima firma della sottoscritta che chiedeva proprio di promuovere un incontro tra i soggetti deputati alla sottoscrizione dei patti territoriali. Poi vorrei parlare del regolamento dei beni confiscati, perché è stato approvato il primo regolamento in quest'Aula e all'interno di quel regolamento, giusto perché non abbiamo una visione globale dell'emergenza abitativa, è stato inserito anche la possibilità di utilizzare gli immobili ai fini del SASSAT e ai fini di altri progetti legati all'emergenza abitativa, progetti di tipo sociale. Vorrei parlare della nuova 163, cioè del nuovo contributo all'affitto. Abbiamo fatto più commissioni, attualmente stiamo proprio sottoscrivendo la nuova delibera che regola il contributo all'affitto elargito dai municipi. Lo stiamo facendo noi, poteva essere fatto prima, va benissimo così. Acquisto dei nuovi alloggi popolari, questo sì. Abbiamo chiesto già con una mozione ad ottobre del 2018 e lo ribadiamo anche nel nostro DG di oggi,
che dobbiamo reperire più immobili di edilizia residenziale pubblica, perché quelli attuali non bastano, perché la lista di attesa delle graduatorie ERP è di 12.000 nuclei familiari e di conseguenza, se la matematica non è un'opinione, non possiamo dar seguito a tutte le richieste se non abbiamo nuovi alloggi, anche perché noi, il Comune di Roma, sta portando avanti un piano alienazioni che è iniziato sotto il sindaco Veltroni, che sta continuando con delle difficoltà, ahimè, a causa della qualità delle, sia oggettiva che soggettiva, relativa agli immobili scelti nell'allora piano di alienazioni. Piano di alienazioni che consente anche di vendere le case popolari a chi ha redditi molto alti, questo lo vorrei ricordare, grazie ad una legge regionale. Quindi vorrei ricordare anche che la mobilità all'interno degli alloggi popolari ERP è praticamente inapplicabile, sempre grazie a una legge regionale che consente a chi ha superato i limiti di reddito non di lasciare l'immobile a chi in realtà quei limiti li ha ben sotto a quel reddito definito di accesso dell'edilizia popolare pubblica, ma passare da un canone ERP a un canone concordato per il pagamento dell'alloggio. Quindi non è obbligato a lasciare a chi ha più bisogno di lui la casa popolare, ma semplicemente pagando qualcosa in più può tenersi il diritto di rimanere dentro ed occuparla. Quindi, a fronte di queste necessità, esprimiamo oggi un ODG che crediamo vada proprio nella strada di continuare ad agire in maniera attiva, proattiva, attenta, di controllo e di indirizzo relativamente al tema dell'abitare. Certamente, come ho elencato i temi sotto il controllo, sotto l'analisi, lo studio di questa amministrazione, sono molteplici, perché si lavorerà soprattutto per prevenire l'emergenza abitativa. Nessuno parla mai di prevenzione nell'emergenza abitativa, ma solo di questa cronica emergenza abitativa che stiamo cercando di affrontare. Abbiamo anche sempre chiesto l'aiuto del Governo nazionale nella mozione approvata qua in aula dalla maggioranza, quella suscitata dell'ottobre 2018, ma dobbiamo anche e soprattutto attivare degli interventi mirati a far sì che i nuclei familiari non ci cadano in emergenza abitativa e quindi delle misure di sostegno preliminari all'emergenza abitativa. E quello che ho detto credo che vada proprio in questa direzione. Grazie.